Howdy doody, allora noi cerchiamo sempre i record mondiali. Questa è la cremagliera più ripida del mondo, 48%. Pilatus è un massiccio montuoso delle Alpi svizzere appena a sud-ovest di Lucerna. Ma con la parola Pilatus si indica in generale la cima del Pilatus Klomno. Per raggiungerla, il modo più caratteristico è quello di partire da Lucerna e recarsi in treno o in battello ad Alpnach. Da lì bisogna avventurarsi sul trenino che scorre sulla cremagliera più ripida del mondo, realizzata nel 1889 e con un gradiente che arriva al 48%. In circa 30 minuti si attraversano rigogliosi prati alpini e imponenti formazioni rocciose, fino a raggiungere un importante centro turistico che offre un panorama eccezionale sulla regione del Lago dei Quattro Cantoni. All'arrivo si resta senza fiato nell'ammirare questo luogo incantato che svetta sopra le nuvole. Sulla cima del Pilatus si possono affrontare numerosissimi percorsi di trekking di diversi livelli e lunghezze e che si snodano in tutta l'area, offrendo scorci sempre più affascinanti e che spiegano chiaramente come mai questo luogo sia da sempre stato accostato alla magia, tanto da far nascere la leggenda che in una delle sue grotte sia vissuto un drago. Ma c'è un'altra ragione per la quale abbiamo fatto tanta strada: avvistare gli stambecchi. E alla fine ci siamo riusciti. Guardate dove mi sono dovuto arrampicare per vederli da vicino. È sempre una forte emozione incontrare gli animali in natura e con questa immagine vi diamo appuntamento al prossimo video di tototravel.it. È scientificamente provato che mettere like a questo video e iscriversi al canale porta fortuna. Grazie per aver guardato il video. Mi raccomando, sottoscrivete, mettete mi piace, condividete e soprattutto commentate. Suggerimenti, idee e anche critiche, ogni commento è bene accetto.